Una prodezza di Banegas basta all'Aquila per piegare al Ditella un vasto Girardi di cuore, grinta e personalità, soprattutto nella ripresa, ma con il cronico mancante pizzico di cattiveria sotto porta. Risultato? Gli abruzzesi ringraziano e restano a meno 4 dalla capolista Campobasso a 3 turni dalla fine, mentre i gialloblu penultimi rischiano la retrocessione diretta a meno 3 dai play-out. Aquilani con Mantini al posto dello squalificato Origlio, schierato con Banegas in appoggio alla punta Marcheggiani. Tridente classico invece per gli altomorisani con Caon, Fontana e Iacullo guidati in panchina da Bertone in luogo dello squalificato Marmorini. Al settimo si fa pericolosa l'Aquila con Banegas, conclusione da fuori che chiama Servalli al tuffo plastico. Al nono la replica degli altomolisani che se ne vanno in verticale con Fontana, Mangiulli salva in extremis. Al tredicesimo gli abruzzesi la sbloccano, disimpegno non perfetto di Servalli per Lisi, Del Pinto intercetta e serve Banegas che da lì diventa mortifero ed è 0-1. Un minuto dopo Capitan Ruggeri prova subito a scuotere i suoi con questo calcio piazzato che termina però fuori bersaglio. Al 22esimo l'Aquila si fa rivedere dalle parti di Servalli con questo doppio tentativo di Marcheggiani che esalta per altrettante volte i riflessi del numero 1 giallo-blu. Il vasto Girardi prende campo ma ha difficoltà a trovare varchi. Al 40esimo Lisi va al tiro dalla distanza con il pallone che accarezza il palo e va sul fondo. Nella ripresa gli altomolisani provano ad alzare il baricentro costringendo gli abruzzesi a contenere e ripartire in velocità. Al secondo cross al centro di Caon, Fontana cerca la deviazione volante ma con l'opposizione di Alessandretti, per l'arbitro Giordano Di Matera si può proseguire. All'ottavo Ramos prova a mettersi in proprio e va a centimetri dall'1-1, solo brividi per Michielin. Al 12esimo Caon si lancia in percussione da destra portando a spasso mezza difesa aquilana, ma la conclusione da posizione favorevole è da dimenticare. Al 13esimo l'Aquila chiede un penalty per questo intervento di Filì su Mantini, lanciato in aria, ma per Giordano non c'è nulla. Al 16esimo altra opportunità per Caon, Apila inserirsi nello spazio, ma Michielin lo mura in uscita, strozzando in gola l'urlo del Ditella. Al 43esimo Zuccherato semina il panico sulla sinistra e calcia verso la porta, Michielin respinge. Al 50esimo con l'ultimo anelito Jacovetta ci prova dai 16 metri, ma qui si spengono le speranze del vasto Girardi. Ed esplode la gioia degli abruzzesi, ma a 270 minuti dalla fine entrambe saranno obbligate a vincerle tutte, chi per alimentare un sogno di gloria e chi per alimentare, sia pure indirettamente, sogni di salvezza. Allora, intanto questo è un campo molto difficile. Oggi abbiamo sofferto molto, pur avendo anche noi delle occasioni insomma abbastanza palesi, però insomma questo Girardi ha venduto cara la pelle e ha dimostrato di essere una grande squadra, quindi la soddisfazione di venire a vincere qui soffrendo è doppia. Sicuramente non neghiamo che avevamo l'orecchio al risultato di San Benedetto, però questo non vuol dire niente perché noi ci siamo sempre posti l'obiettivo di vedere il bicchiere mezzo pieno, oggi siamo quasi matematicamente secondi e non è un risultato da scartare, perché è chiaro che l'Aquila puntava ad arrivare alla posizione più alta in classifica e stiamo comunque pienamente nei programmi, perlomeno quelli che ci eravamo dati. È chiaro che se da San Benedetto fosse arrivato qualche risultato a noi più favorevole, oggi sicuramente avremo un sorriso diverso. Però questo non vuol dire niente, 3 partite alla fine, la matematica ancora, come si dice, ci tiene in piedi, noi non abbiamo niente da perdere perché o arrivi primo o arrivi secondo, quindi il campionato lo può perdere solamente il Campobasso. Allora andiamo avanti sereni, sapendo di aver fatto veramente un grande lavoro, considerando che tra dicembre e gennaio abbiamo cambiato tanti giocatori, abbiamo trovato un assetto e siamo diventati una squadra comunque importante, capace anche oggi di soffrire ma di portare via lo stesso i punti da questo campo difficilissimo. Si mantiene a 4 punti dal Campobasso e cercherà di onorare al meglio questo campionato per raggiungere il massimo possibile. Sì, il nostro obiettivo oggi era cercare di portare a casa 3 punti, siamo stati bravi a portarli a casa. Devo fare i complimenti al vasto Girardi perché ci ha messo sotto, però siamo stati più bravi, più fortunati ad andare in vantaggio e a chiudere la partita. Noi ci crediamo, ci sono ancora delle partite da affrontare che per onorare al meglio il campionato, ma siamo convinti di poter ancora arrivare al nostro obiettivo che è quello della salvezza. Io direi che a parte il primo tempo un po' così così, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari,
come secondo me in tutte le partite di questo campionato, contro qualsiasi avversario, abbiamo giocato dimostrando di essere una squadra con una mentalità forte, con un'identità forte, e sono sicuro al 110% che saremo in grado di arrivare al nostro obiettivo alla fine.